Completato l'analisi dei costrutti del linguaggio C++ e abbiamo visto una varietà di costrutti che rappresentano, che ci consentono di esprimere delle selezioni, quindi un if semplice, l'if composto, l'if else if, abbiamo visto gli if innestati e abbiamo visto il costrutto switch. Per quanto riguarda i cicli, abbiamo visto le tre forme che sono presenti nel linguaggio C++, vale a dire un ciclo a conteggio che si realizza mediante il costrutto for e poi le due forme di costrutto while, il while semplice e il do while, che hanno due caratteristiche diverse. Il while esegue il test prima di entrare nel ciclo e quindi in caso di test con esito negativo il ciclo può anche essere eseguito 0 volte, mentre il costrutto do while effettua il test di permanenza nel ciclo dopo aver eseguito il blocco di istruzioni e quindi il ciclo do while viene eseguito almeno una volta. Il costrutto for ha una forma molto simile a quella del while, con il test che viene effettuato prima di cominciare il ciclo, e attraverso questa forma sintattica noi possiamo esprimere l'esecuzione la condizione di esecuzione del ciclo dando una condizione iniziale, una condizione di terminazione del ciclo e esprimendo il modo in cui vogliamo venga incrementata la variabile di controllo del ciclo. Ragazzi, per i cicli una condizione fondamentale di cicli a conteggio è quella che la variabile di controllo del ciclo non deve essere modificata all'interno del ciclo stesso, cioè se io scrivo for i uguale 0, i minore di 10, i più, la variabile i, che è la variabile di controllo del ciclo, cioè la variabile che parte dal valore 0, viene incrementata di volta in volta fino ad arrivare al valore finale, non deve essere assolutamente toccata nel ciclo, altrimenti si altera il concetto di ciclo stesso. Se io questa variabile i all'interno del ciclo la modifico, allora vuol dire che non avrà più l'andamento previsto nella condizione del for stesso, cioè voglio che questa variabile parta da 0, si incrementi di una unità e arrivi fino al valore 10. Se io modifico questa variabile dentro il ciclo, sto cambiando le condizioni. Alla stessa maniera, se io esprimo nel ciclo attraverso una variabile il valore iniziale, il valore finale e l'incremento, no? Supponete che scrivo una cosa di questo tipo. Allora, A è il valore iniziale, B è il valore finale, questo è l'incremento. Allora, io sto facendo un ciclo a conteggio nel quale dico voglio che la variabile I vada dal valore A al valore B con incremento unitario. È chiaro che se io dentro al ciclo alterassi o il valore della variabile A o il valore della variabile B o il valore della variabile I, commetterei un errore concettuale, perché queste tre variabili sono quelle che sono predisposte nel ciclo for e il mio esecutore automaticamente le modifica, cioè la variabile A, alla variabile A viene assegnato inizialmente, alla variabile I viene assegnato il valore che si trova in memoria nella variabile A. Dopo ogni esecuzione è il mio esecutore che automaticamente incrementa il valore della variabile I e a ogni passo verifica che questo valore sia minore del valore contenuto nella variabile B. Se io per caso modificassi quello che c'è nella variabile B, il ciclo si allungherebbe. Allora questo non sarebbe più un ciclo a conteggio, ma sarebbe un ciclo a condizione e lo dovrei esprimere mediante il costrutto while. Quindi queste condizioni devono essere verificate dal programmatore. Ragazzi, tenete conto che a differenza di altri linguaggi dove c'è un controllo formale su queste condizioni, nel C++ questo non c'è.
Quindi se voi commettete questo errore, se modificate il valore della variabile b, non se ne accorge nessuno. Il compilatore non ve lo dice, non ve lo considera come un errore, e quindi chiaramente state facendo un algoritmo che non ha più senso, perché non rispetta il vincolo di avere, di conoscere all'inizio il numero di volte che viene eseguito. Come faccio a conoscere il numero di volte? Basta fare b meno a se l'incremento unitario è semplicemente questo. Se io qua scrivessi i più uguale 2, allora starei dando un incremento di 2 unità ogni volta. Come faccio a sapere quante volte viene eseguito il ciclo? Prendo il, faccio la parte intera di b meno a diviso 2 e così via. Quindi se io non tocco niente posso sapere quante volte il ciclo viene eseguito. Se cambio i valori qui dentro, questa condizione non è più nota e quindi a rigore dovrei eseguire il ciclo in maniera diversa. Ragazzi, nella queste sono le cose che abbiamo visto ieri. Questo è un esempio di programma nel quale io voglio contare quante linee e quante parole sto immettendo in un testo. Allora, in ciclo leggo un carattere, questo carattere particolare, slash n, ha il senso del carriage return, dell'invio. Quando voi mettete dei dati da tastiera potete premere il tasto enter. Quando premete il tasto enter vengono generati di fatto due caratteri. Uno si chiama il carriage return, cioè il cursore si porta all'inizio del rigo, e poi c'è il line feed, cioè vado al rigo successivo. Questa coppia di caratteri, che sono nel codice ASCII i caratteri 0A 0D, fanno sì che una volta, se io mando questi caratteri all'interfaccia della scheda video, questo procura il fatto che il cursore con il carriage return torna all'inizio, con il line feed va alla linea successiva. Ma allora come faccio io a capire se è stato premuto quel carattere? Nel linguaggio C++ questa coppia di caratteri viene associata con i simboli slash n. Quindi se io scrivo if c uguale uguale slash n, vuol dire se il carattere che ho immesso è il carattere di carriage return, allora devo incrementare il numero di linee, perché vuol dire che ho finito una linea di testo. Se è uguale a uno spazio, allora devo incrementare il numero di parole, perché vuol dire che ho finito di acquisire, di leggere una parola e sto andando alla parola successiva. Poi c'è questo particolare carattere EOF, sul quale vi farò poi un discorso un po' più ampio, perché il carattere EOF, EOF sta per End of File, e qui ci sono delle differenze sui caratteri di fine file a seconda che stiamo su sistemi operativi Linux, su sistemi operativi Windows, e vi farò vedere un piccolo esempio su questo. E in realtà questo carattere viene digitato a seconda dei sistemi operativi facendo il carattere CTRL-D o il carattere CTRL-Z, ma questo, vi ripeto, lo vediamo un po' più nel dettaglio quando ci occuperemo delle funzioni che ci permettono di realizzare l'ingresso uscita dei dati. Allora, provate con quello che abbiamo visto fino adesso, dovreste già essere in grado di svolgere semplici esercizi come questo. Utilizzando un ciclo while nell'operatore cin, scrivere un programma che stampa la lunghezza della stringa di input. Questi esercizi ce li vedremo insieme lunedì prossimo. Quindi se ci cominciate a pensare, poi lunedì farei lezione ancora in quest'aula qui e proviamo insieme a scrivere degli esercizi, cioè ci guardiamo un po' di queste cose e proviamo a fare insieme
almeno una volta voglio farlo con voi, per ogni problema io vi propongo una soluzione che poi faremo girare per vedere come funziona, ma ne facciamo insieme una lavagna alla progettazione, cioè vediamo tutti i passi che normalmente si fanno quando si va dalla definizione del problema alla realizzazione del programma che lo deve risolvere. Quindi se io ricevo una serie di stringhe, per esempio il mio nome, Claudio De Stefano, e voglio sapere per ogni stringa, cioè per ogni parola, qual è la lunghezza di questa parola, come posso fare? Oppure utilizzando un ciclo while ed un'istruzione switch, scrivere un programma che conta il numero dei caratteri, delle parole, degli spazi bianchi e delle linee di input. Questo è quello che tipicamente fa sotto Word quando utilizzate l'opzione conteggio parole, gli vengono dati i caratteri, il numero di caratteri, spazi inclusi o spazi esclusi, il numero di linee e il numero di parole. Se io riprendo un testo e ve lo do in ingresso al programma, come facciamo a realizzare noi un algoritmo che fa esattamente la stessa cosa? Proveremo a fare un esempio di questi insieme. Scrivere un programma che riceve in ingresso 5 numeri rappresentanti dei gradi Celsius terminati da un EOF e stampare i corrispondenti gradi Fahrenheit, dove la formuletta che ci dà la corrispondenza è questa: un grado Fahrenheit è uguale a un grado Celsius, eccetera eccetera. Infine, utilizzando un ciclo for, scrivere un programma che riceve in input due interi rappresentanti rispettivamente base ed esponente e ne calcola la potenza. Vabbè, e questa è una variante dell'esercizio 2 utilizzando un ciclo for per realizzare la stessa cosa che è scritta lì. Quindi proviamo a vedere insieme queste cose e a fare tutta la fase di progettazione. Ragazzi, in qualche maniera, e io vi ho già fatto vedere quando abbiamo visto il programma sul calcolo della data, come nella fase di progettazione noi useremo spesso delle cosiddette frasi non terminali, cioè mentre sto scrivendo il mio codice aggiungo la frase devo calcolare il numero di giorni che intercorrono tra la data 1 e la fine dell'anno 1. Nel fare questa cosa io sto semplicemente dicendo quello che secondo il mio algoritmo deve essere fatto in quel momento. È chiaro che se il mio esecutore è in grado di farlo direttamente o se c'è una funzione di libreria che mi fa fare quell'operazione, ho finito, basta che la richiamo. Ma se non è così, come tipicamente non lo è in questo caso, allora vuol dire che questa frase non terminale, dico non terminale perché non è direttamente eseguibile dal mio esecutore C++, deve corrispondere a un programma che scrivo io, cioè quella frase deve diventare un blocco di codice che realizza l'operazione. Vi farò vedere come noi useremo il concetto di queste frasi non terminali per fare quello che si chiama la decomposizione funzionale di un programma in sottoprogrammi. Tra un attimo vi farò vedere, noi abbiamo usato anche negli esempi che abbiamo visto la volta scorsa, il concetto di funzione, cioè il concetto di funzione è un blocco di codice che deve svolgere un determinato compito, e abbiamo visto che questo concetto è associato sia a un'utilità da un punto di vista pratico: se io devo fare 10 volte la stessa cosa, piuttosto che ripetere 10 volte lo stesso blocco di istruzioni, lo scrivo una volta per tutte da un'altra parte e richiamo queste istruzioni quando mi serve. Quindi c'è un'utilità da un punto di vista pratico, ma c'è anche un'utilità da un punto di vista concettuale. Quando io scrivo una frase non terminale, devo fare una certa cosa, in quel momento non mi sto occupando di come quella cosa va fatta, ma semplicemente di qual è l'effetto dell'esecuzione di quelle istruzioni.
Questo fa sì che mentre sto progettando il mio programma, tutti i dettagli realizzativi di quella particolare operazione me ne posso completamente disinteressare, ma esprimo il mio algoritmo in termini di passi elementari. Dopodiché, se quel comando corrisponde veramente a un'azione elementare, allora la posso direttamente esprimere nel linguaggio. Se non è così, allora, dopo aver scritto completamente il mio algoritmo e verificato che funziona, passo a risolvere quelle parti che non corrispondono a delle operazioni elementari. In questo modo io sto riducendo la complessità del problema, perché un problema complesso lo esprimo in sottoproblemi più elementari. Se questi sono direttamente eseguibili, allora scrivo direttamente l'istruzione. Se non lo sono, dopo aver verificato che tutta questa sequenza di comandi risolve il mio problema, mi dimentico del problema generale e comincio ad affrontare ogni singolo sottoproblema. Capite che anche con riferimento al problema del calcolo della data, quando io dico per risolvere questo problema, che faccio? Se l'anno 2 è maggiore dell'anno 1, allora calcolo il numero di giorni tra la data 1 e la fine dell'anno 1. Poi calcolo il numero di giorni degli anni intermedi che vanno dall'anno 1 all'anno 2. Poi calcolo il numero di giorni che vanno dall'inizio dell'anno 2 fino alla data 2. Questo posso verificare, se mi metto io a fare i conti a mano, posso verificare che questa sequenza di operazioni è quello che risolve il mio problema. Cioè mi permette in tutti i casi di calcolare il numero di giorni tra la data 1 e la data 2. Quando ho fatto questo e ho verificato che funziona, a questo punto comincio a risolvere i sottoproblemi. Mi dimentico del problema generale e dico, ok, il mio primo sottoproblema è: devo calcolare il numero dei giorni che intercorrono tra la data 1 e la fine dell'anno 1. Ragazzi, questo sottoproblema è più semplice di quello di partenza? Evidentemente sì. Allora, mi dimentico del problema generale e adesso mi impegno solo a capire come faccio questo conticino. Il secondo sottoproblema qual era? Calcolo il numero di giorni che vanno per tutti gli anni intermedi dall'anno 1 all'anno 2. Questo sottoproblema è più semplice del problema di partenza? Certamente sì, e così via. Quindi la decomposizione funzionale è un aspetto fortemente ingegneristico. Ragazzi, questo deve diventare il vostro pane quotidiano. Cioè, voi come ingegneri, quando sarete chiamati a risolvere dei problemi nella progettazione, farete sempre questo ragionamento. Un problema complesso lo decomponete in problemi, sottoproblemi più semplici. Ogni sottoproblema singolo viene ulteriormente decomposto, se è il caso, in altri sottoproblemi più semplici e così via, fino ad arrivare ad avere dei problemi che sono elementarmente risolvibili. Ragazzi, questo è quello che voi di fatto avete già utilizzato anche nei vostri studi finora. Quando risolvete un integrale, avete fatto esame di analisi, siete chiamati a risolvere un integrale, voi che fate? La prima cosa che fate è: io prendo la funzione integrando, non la so risolvere, allora vedo come me la posso portare in una forma più semplice usando la sostituzione, usando l'integrazione per parti. Ma qual è lo scopo? Che la funzione integranda viene espressa con delle funzioni più semplici e così via, fino ad arrivare a che cosa? Al fatto che quella funzione corrisponda a un integrale che voi sapete fare, un integrale elementare, e lo risolvete. A quel punto avete risolto il problema. Ragazzi, questo è l'approccio che si adotta sempre nei problemi ingegneristici. Quindi dobbiamo proprio imparare a ragionare in questi termini. Uno degli aspetti importanti che vorrei vi fosse trasmesso nell'ambito di questo corso è proprio la fase di progettazione. Da un lato il modello. Potremmo a lungo discutere sull'importanza dei modelli in tutte le discipline scientifiche. Quando noi affrontiamo un problema mediante vogliamo risolvere un problema mediante un algoritmo,
la prima cosa che facciamo, troviamo un modello, cioè una rappresentazione semplificata della realtà nella quale tutti gli aspetti inessenziali li abbiamo trascurati e prendiamone solo in esame gli aspetti che sono di interesse per quel particolare problema. Dopodiché ne diamo una rappresentazione, cioè dobbiamo trasformare i dati del mondo reale in variabili del nostro programma. Una volta che abbiamo definito quali sono le variabili, allora formuliamo un algoritmo risolutivo. L'algoritmo risolutivo si traduce in un programma, cioè in una sequenza di istruzioni che vengono scritte nel linguaggio C++. Allora, questi sono tutti i passi che faremo da ora in poi quando ci eserciteremo con degli esercizi per risolvere dei problemi reali. Prima di passare a guardare le funzioni, perché la decomposizione funzionale ha degli aspetti abbastanza articolati, sia da un punto di vista teorico, sia da un punto di vista del linguaggio, e dobbiamo capire alcuni passaggi fondamentali. Prima di andare a esaminare più nel dettaglio le funzioni, voglio riassumere questi due costrutti. Il costrutto break l'avete già visto in più forme, l'abbiamo usato per esempio nei costrutti switch per terminare immediatamente l'esecuzione di un blocco di comandi. In pratica, ogni volta che si trova il costrutto, l'istruzione break in un costrutto, si va immediatamente alla fine di questo blocco. Quindi, se sto eseguendo un blocco di istruzioni e trovo break, mi porto immediatamente alla fine di questo blocco. Se sto in un ciclo, esco dal ciclo. Se sono in un costrutto di tipo selettivo, esco immediatamente dal costrutto e mi porto all'istruzione successiva. Un poco più articolata è l'idea di questo costrutto continuo. L'idea di questo costrutto è: se ti trovi in un ciclo e incontri questa istruzione, allora il mio esecutore si porta immediatamente alla fine del blocco di istruzioni e va direttamente all'inizio del ciclo per verificare la condizione di permanenza. Quindi sarebbe un po' come dire: supponete, questa è la forma tipica di un costrutto while. Allora io verifico la condizione, se è vera comincio a eseguire queste istruzioni. Queste istruzioni per definizione vanno eseguite tutte, cioè va fatto l'intero blocco, poi torno a chiedermi la condizione e così via. Se qui dentro metto a un certo punto if una certa condizione 1 e scrivo continue, che cosa succede? Succede che se quest'altra condizione è vera, io eseguo il blocco continuo fa sì che questa seconda parte di istruzioni del blocco vengono saltate e io torno immediatamente ad effettuare la condizione di permanenza del ciclo. Perché mai uno dovrebbe scrivere una roba del genere? È chiaro che da un punto di vista della programmazione io potrei utilizzare queste condizioni per comodità di programmazione, cioè se si verifica questa condizione queste cose non le faccio e ritorno nel ciclo. Ragazzi, però questa modalità di operazione perché io la trovo profondamente scorretta, se non in casi veramente molto limitati? Beh, noi sappiamo che quando viene eseguito un ciclo, se il ciclo viene eseguito n volte, questo blocco di istruzioni è eseguito n volte. Ma se mettiamo una condizione del genere, allora noi ci troviamo, da un punto di vista concettuale, a dire che una parte di queste istruzioni sono eseguite n volte, quest'altra parte di istruzioni è eseguita n-k volte se k volte questa condizione risulta vera nel ciclo, cioè io salto a un blocco di istruzioni. Allora,
Immaginiamo che questa situazione è utile da un punto di vista algoritmico, cioè che effettivamente l'algoritmo prevede che io faccia queste cose. È sempre indispensabile utilizzare una roba del genere? Questa cosa è fuorviante perché, come dire, se questo ciclo è scritto in forma strutturata, allora i blocchi hanno sempre un punto di ingresso e un punto di uscita. Questo blocco invece ha un punto di ingresso, un punto di uscita e una porta secondaria. Allora, secondo voi il fatto che da un blocco si possa uscire per vie traverse è una cosa buona o una cosa che ci dà fastidio da un punto di vista della programmazione? No, non è più lineare. Allora, lui dice più lineare. Adesso proviamo a ragionare un attimo su questo concetto di linearità. Allora, innanzitutto ci domandiamo, ma se l'algoritmo richiedesse proprio questo, questo continuo lo devo per forza usare? Allora, la prima risposta è ovviamente no, perché quando vi ho illustrato il famoso teorema di Bembe e Jacobini non stava scritto da nessuna parte che ci voleva un costrutto di questo tipo. Ci basta costrutto sequenza, un costrutto selettivo, un costrutto ciclico. Quindi certamente questa roba non è indispensabile. Qual è il modo più semplice per evitare l'uso del continuo? E io qua ci faccio, se la condizione è vera fai tutto questo, altrimenti non la fare, arrivo qua e ritorno sopra. Quindi posso sempre riscrivere il mio codice per fare in modo che questa condizione, che questo costrutto non venga direttamente utilizzato. Ma più in generale, qual è il problema ad avere vie traverse, cioè blocchi dai quali si esce per più condizioni? Allora, vorrei evidenziarvi una cosa. Facciamo un esempio molto semplice. Innanzitutto voglio ricordarvi che a livello di linguaggio macchina noi abbiamo visto due tipi di salti: salti condizionati e salti incondizionati. Il salto condizionato fa sì che se io sto in un certo punto delle mie istruzioni, se si verificano certe condizioni sui flag, io da qua salto a un'altra parte. Il salto incondizionato mi dice, quando arrivi qua, senza verificare nessuna condizione, puoi saltare da un'altra parte, e in entrambi i casi il salto può essere fatto o in avanti o indietro. I programmatori, diciamo degli anni, fine anni 50, anni 60, che lavoravano prevalentemente in linguaggio macchina, utilizzavano molto queste forme. Anche nei primi linguaggi, come il Fortran per esempio, ma addirittura questa cosa si è portata avanti, esiste un'istruzione che si chiama goto, che mi dice, stai da questa parte, goto all'etichetta 1000. Qua ci metto l'etichetta 1000 vicino a questa istruzione, indipendentemente da tutto, quando arrivo in un certo punto, tac, salta qui. Queste istruzioni io non ve ne parlo proprio, per me sono proprio vietate, perché per lungo tempo si è programmato in questa maniera, cioè scrivendo il proprio codice, poi dove c'era bisogno, per una certa condizione logica, devo saltare da quest'altra parte, ci metto un go to e ci salto. Poi dove arrivo, faccio delle istruzioni, devo tornare indietro, metto un go to e torno indietro. I programmatori in linguaggio macchina utilizzano molto queste forme. Io in un momento della mia carriera mi sono trovato a lavorare in linguaggio assembler e ci sono tecniche molto frequenti che utilizzano cose di questo tipo.
i linguaggi di programmazione piano piano hanno abbandonato l'uso di queste tecniche. Si è arrivati negli anni 70 alla formulazione da parte di Wirth delle metodologie di programmazione, si dice strutturata. Nell'ambito di questo corso noi cercheremo di adottare una metodologia di programmazione strutturata. Perché la programmazione strutturata è più efficiente di questa roba qui? Vi ricordo che la programmazione strutturata significa che un programma è visto come una sequenza di costrutti, che possono essere costrutti sequenza, costrutti selettivi e costrutti ciclici, dove globalmente il costrutto è un unico blocco, può essere un ciclo, può essere un if, può essere un blocco di istruzioni semplice, che deve avere un punto di ingresso, un punto d'uscita. Trovate sui testi il termine one in, one out, cioè in un blocco entro da una sola parte ed esco da una sola parte. Allora, cerchiamo di capire perché questa cosa è importante. Allora, supponete che il mio programma non abbia né costrutti ciclici né costrutti selettivi, ma sia una sequenza di istruzioni. Devo fare, per esempio, una moltiplicazione. La moltiplicazione la posso fare come una sequenza di addizioni. Allora, questo algoritmo fa questa serie di cose. Quindi in questo caso il mio programma si presenta come una sequenza di istruzioni. Quali che siano i dati in ingresso, il mio programma seguirà quest'unica linea, perché è una sequenza di istruzioni o di blocchi di istruzione di questo tipo. Ma se già il mio programma al suo interno, vedete, questa è quella, questa la sequenza di istruzioni è quella che si chiama sequenza statica. La sequenza dinamica è la sequenza di istruzioni che vengono richiamate in presenza di certi dati in ingresso. Allora, se il programma è fatto così, quale che siano i dati in ingresso, la sequenza statica coincide con la sequenza dinamica. Ragazzi, facciamo un esempio invece nel quale ci mettiamo un costrutto if. Allora, io ho delle istruzioni, poi ho un costrutto if, o faccio queste, o faccio queste. Allora, questa è la sequenza statica, questo blocco, questo blocco, questo, tutto questo globalmente si presenta come un costrutto if then else, è una sequenza di blocchi one in, one out. Quali possono essere le possibili sequenze dinamiche? Con certi dati d'ingresso la condizione diventa vera questa, io eseguo questo blocco di istruzione. Quindi questa è una sequenza dinamica. Ragazzi, per sequenza dinamica si intendono i comandi che vengono eseguiti a seconda dei dati d'ingresso. Se i dati d'ingresso mi portano che qui la condizione è vera, io dopo aver fatto questa istruzione verifico quest'if e poi faccio questo. Se la condizione è falsa, dopo aver fatto queste faccio queste altre istruzioni. Allora, in questo caso, io per questa sequenza statica ho due sequenze dinamiche. Bene, se ci metto un altro if, e mo le sequenze cominciano a complicarsi, perché una potrebbe essere questa, un'altra potrebbe essere questa, un'altra potrebbe essere questa, un'altra potrebbe essere questa. Allora, più crescono i costrutti, e immaginate se ci metto un costrutto ciclico, se il ciclo lo seguo tre volte, io mettete che qui ci sia un ciclo, se lo eseguo tre volte la mia sequenza dinamica è faccio questo, poi 1, 2, 3, poi faccio questi altri. Se lo eseguo 5 volte, giro 5 volte qua e vado avanti. Cioè, come comincio a mettere costrutti ciclici e costrutti selettivi, le sequenze dinamiche cominciano a crescere. Ma come crescono?
crescono purtroppo in maniera combinatoriale. Quindi più ho diramazioni e più esplode il numero di sequenze dinamiche che io devo generare. Ragazzi, immaginate se, oltre ad avere questa complessità che è quella naturale del codice, mentre io sto qua dentro ci metto un Godù e me ne salto qua, mentre sto qua dentro ci metto un Godù e me ne torno qua sopra. Se programmo così, il numero di sequenze dinamiche che si generano per questo codice comincia a esplodere in maniera incontrollabile. Qual è l'impatto di avere più sequenze dinamiche nel mio codice? Ragazzi, quando voi mi dite il mio programma funziona, per sostanziare questa affermazione, che cosa dovreste fare da un punto di vista teorico? Dovreste dire, per tutti i possibili dati di ingresso e per tutte le possibili sequenze dinamiche che si possono generare, io ti dimostro che il mio programma funziona. Questa cosa secondo voi si può fare? Ragazzi, è impossibile. Non appena il programma comincia a essere un programma con un numero significativo di istruzioni, fare questa cosa diventa impossibile. E è impossibile anche da un punto di vista teorico, perché non è possibile definire un algoritmo, cioè io non posso fare un programma che verifichi se un altro programma è sempre corretto. Questo perché il numero di sequenze dinamiche cresce a un certo punto in maniera esponenziale e il problema diventa intrattabile. Ma c'è anche un problema teorico. Non è possibile definire una macchina di Turing che verifica se due programmi fanno la stessa cosa. E quindi il problema non è proprio trattabile dal punto di vista computazionale, cioè la soluzione non c'è. Non riusciamo a trovare un algoritmo che risolva quel problema, quindi è inutile che ci scammaniamo a cercarlo, la soluzione non c'è. Questo è anche il motivo per il quale le aziende, quindi non è che non la trovate voi, non la trova nessuno, questo è anche il motivo per il quale le aziende che producono software mica vi dicono: guarda, il software che ti sto vendendo è perfetto. Ti dicono: questo software ha avuto una prima fase di test in azienda che si chiama alpha test, poi l'ho dato in beta test a un gruppo di utenti che l'hanno verificato, dopodiché lo immetto sul mercato. Poi qualcuno trova che c'è un malfunzionamento, ti do una patch che tu ti installi e ti risolve il problema. Quando voi pigliate gli aggiornamenti dei sistemi operativi, per esempio, non state facendo nient'altro che aggiungere delle soluzioni a dei problemi che sono emersi in quel codice durante il suo ciclo di vita. Questo perché il problema di verificare la correttezza di un programma in ogni situazione è un problema intrattabile. Però se noi programmiamo in questa maniera, il problema diventa ancora più ingestibile e quindi neanche noi riusciamo a fare neanche un test iniziale per capire se le cose funzionano o no. Allora, il criterio di programmazione strutturata dice: evitiamo tutti questi salti anomali. I blocchi sono tutti fatti con un punto di ingresso e un punto di uscita, e in questa maniera io limito il numero di sequenze dinamiche e posso verificare in maniera più puntuale se il mio programma funziona. Ragazzi, chiaramente un conto è la programmazione, quella che si chiama in small, cioè quella che noi facciamo per risolvere il nostro problema. Un conto è la programmazione in large, cioè quella che io faccio per vendere un sistema a qualcun altro. Le tecniche che si usano per la verifica dei programmi, per lo sviluppo, eccetera, sono completamente diverse. Nell'ambito di questo corso noi ci occuperemo solo della programmazione in piccolo, cioè fare dei programmi che risolvono il mio problema. Voi come professionisti
sarete chiamati ad utilizzare dei tool, a fare le vostre applicazioni personali per risolvere il vostro problema. Non immagino che qualcuno di voi vada a lavorare in una software house a sviluppare del codice. Se così fosse, dovrà imparare altre cose. Ma nell'ambito di questo corso, le tecniche che useremo sono quelle di progettazione in piccolo. E nel fare questo, le tecniche che vedremo per verificare la correttezza dei programmi sono più semplici, più limitate e in buona sostanza sono ancora legate al cosiddetto modello carta e penna. Cioè, se io voglio verificare che il problema per il calcolo delle date funziona, mi posso mettere carta e penna, definisco io due date e provo a eseguire io una alla volta le istruzioni che ho scritto, facendo che cosa? Annotandomi carta e penna quello che verrà messo nelle variabili che ho definito nel mio programma. In maniera alternativa vi farò vedere che esistono dei tool, e anche l'ambiente NetBeans ce n'è uno, che si chiamano debugger. Il debugger è un tool che mi permette di eseguire il mio programma una istruzione per volta, cioè l'esecutore parte e esegue un'istruzione. Mi posso mettere quello che si chiama un breakpoint, fermo il mio programma e vado a guardare nelle variabili che ci sta scritto. E così posso capire se il programma sta facendo esattamente quello che io volevo che facesse. Molto spesso, ragazzi, noi pensiamo di aver scritto una cosa corretta, poi andiamo a eseguire e quello non funziona. Allora dobbiamo capire dove sta l'errore. È un errore concettuale a monte di progettazione o è un errore di tipo più tecnico legato proprio al linguaggio? Cioè ho reso male in quel linguaggio perché non ho capito bene come funzionano certi costrutti quello che concettualmente era un algoritmo corretto. E quindi per capire questa cosa vi farò vedere alcune tecniche che si usano per verificare la correttezza dei programmi. Ragazzi, è chiaro che anche in piccolo, se cominciamo a fare roba di questo tipo, go to, break, continue, diventa un po' complicatissimo andare a capire se il programma funziona tutto bene, ma se non funziona, dove dobbiamo mettere le mani per capire quello che è successo? C'è anche un altro aspetto che voglio dirvi prima di affrontare la decomposizione funzionale. Legato a un principio che si chiama di località. Quando si parla di località in un programma si dice se io faccio una modifica in questo punto del codice, questa modifica quale altre parti del codice influenzerà? Cioè, se io cambio un'istruzione qua, devo rivedere tutto il mio programma o è limitato l'impatto? Chiaramente, ragazzi, più la località aumenta e più la cosa è complicata. Se io cambio un'istruzione qua, per verificare che funziona devo riguardare tutto il codice, ma se il codice sono 10 linee, vabbè, è facile. Se sono 10.000 righe di programma, diventa molto più complicata andando a vedere gli effetti. Allora noi cercheremo di programmare in modo tale che i programmi siano quanto più possibile locali. Cioè che gli effetti di un cambiamento di un'istruzione siano limitati a un numero quanto più è possibile piccolo di istruzioni e che in questa maniera la fase di testing del codice diventa più efficiente. Allora, questi costrutti, quando sarà il caso, li useremo in situazioni molto specifiche e in particolare vi farò vedere che questi si usano per gestire delle anomalie, delle condizioni di errore che possono verificarsi e che richiedono delle azioni ad hoc dove può tornarci comodo utilizzare cose di questo tipo, ma in generale eviteremo il go-to, non ve lo dico proprio per voi non esiste, queste istruzioni le useremo quando è il caso di farlo in maniera molto specifica. Ragazzi, prima di andare avanti vorrei ragionare un attimo con voi sul concetto di funzione. Allora, noi questo concetto l'abbiamo visto in più forme.
Allora, questo era per esempio il programma per il calcolo della data. Allora, il main, abbiamo detto, contiene tutti i comandi che deve eseguire il mio esecutore. Allora, questa roba qua già abbiamo capito che cos'è. Abbiamo detto dichiaro le variabili, cioè il mio esecutore sa quando legge int g1, m1, eccetera, eccetera, deve andare in memoria, deve riservare spazio per queste variabili, inserisce il nome di queste variabili nella tabella dei simboli. Dopodiché potrà usare quella variabile per contenere delle informazioni. Dopodiché troviamo un'istruzione di questo tipo. Leggi data e mi sto passando questa informazione. Allora, globalmente, tutto questo pezzo di codice che deve fare? Deve richiedere all'utente di mettere una data, deve archiviare, deve memorizzare i dati immessi dall'utente nelle variabili G1, M1, A1. Allora, è come se qui, arrivati a questo punto, io saltassi da un'altra parte della memoria dove c'ho scritto il codice che realizza questa operazione, faccio le operazioni, quando ho finito ritorno qui. Trovo di nuovo una chiamata a funzione. Allora, ritorno nello stesso punto, faccio di nuovo quelle operazioni ma su dati diversi, quando ho finito torno qua. Vado avanti, faccio quest'if, entro in quest'if e mi trovo verifica data. Questa è ancora una funzione, quindi da qui salto da un'altra parte, eseguo la verifica, questa funzione mi restituisce un valore positivo o un valore negativo, quando ho fatto quello che devo fare torno qui e dico se ho ottenuto un valore true, allora faccio il corpo dell'if, altrimenti lo salto. E così via nello scrivere il mio programma. Quindi, rispetto al modello che ci siamo dati del processore, dove la prossima istruzione da eseguire era contenuta nel registro program counter, se io mentre sto in questo punto del codice devo saltare a un'altra parte, vuol dire che nel program counter dovrò metterci l'indirizzo dove si trova questa funzione. Però una volta che ce l'ho messa e comincio a eseguire le istruzioni di questa funzione, quando la funzione termina, come faccio a rimettere nel program counter l'indirizzo dell'istruzione successiva a quella che ha fatto la chiamata? Cioè, è come se non avessi più le informazioni. Allora, immaginate che in memoria queste sono le istruzioni che sto eseguendo. Quindi, quando sto eseguendo l'istruzione iesima, nel registro program counter del processore, se questa è l'istruzione che si trova all'indirizzo 1000, qua per esempio ci trovo l'istruzione che ha l'indirizzo 1004. Sto facendo l'ipotesi che la mia istruzione occupi 4 byte. Allora, qui c'è scritto 1004. Ma supponete che questa istruzione sia un'istruzione di salto a sottoprogramma. Allora vuol dire che io devo andare in un'altra parte della memoria, per esempio all'indirizzo 2000, dove ci sono le istruzioni per eseguire la funzione leggi data. Allora, i nomi delle funzioni sono come le variabili, cioè a un nome di funzione è associato l'indirizzo di memoria dove quella funzione comincia. Quindi, per esempio, al nome leggi data è associato l'indirizzo 2000 dove comincia il codice di questa funzione. Allora io, se voglio saltare all'indirizzo, voglio chiamare la funzione leggi data, e basta che qui dentro ci sia un'istruzione che mi dice metti nel program counter l'indirizzo 2000. Lo metto nel program counter e quindi la prossima istruzione da eseguire sarà questa. E questa va avanti. Ma quando questo termina,
come faccio a tornare all'istruzione 1008? Allora uno potrebbe dire, va bene, ma se io so chi mi ha chiamato, qui dentro ci metto un go to e ritorno qua. Questo vorrebbe dire però che una funzione può essere chiamata solo in uno e in un sol punto. Se io la chiamo qua, va bene. E quando la chiamo qua? Qui dentro ci dovrebbe essere l'altro indirizzo che corrisponde all'altra chiamata. In generale una funzione può essere chiamata da chiunque. Allora, chi la chiama sa qual è l'indirizzo a cui deve saltare. Ma questa funzione che è chiamata da chiunque, come sa dove deve tornare indietro? Diventa complicato. Allora, come faccio a capire quando una funzione termina dove devo ritornare? Cioè, qual è il punto dal quale devo riprendere il programma? Vedete, questa è la chiamata. No, quando questo blocco di codice è finito, devo continuare qua e andare in sequenza. Come faccio a fare questa cosa? Beh, allora, nel corso degli anni sono state provate diverse strategie. Una, per esempio, era quella di memorizzare quando si verifica una chiamata a una funzione, si prende lo stato del programma chiamante e viene salvato, si chiamava store point, cioè l'indirizzo di ritorno veniva salvato in un altro registro del processore. È come se io dicessi, va bene, nello store point ci scrivo 1004, qua ci scrivo 2000, salto qui. Quando trovo qui una particolare istruzione che si chiama return, allora prendo quello che c'è nello store point, lo vado a rimettere qua dentro, quindi ci copio qua 1004 e ricomincio l'esecuzione da qua. Perché questa cosa non è stata più utilizzata? Perché questa cosa secondo voi è complicata? Qual è il limite? Ragazzi, il limite è questo. Se io qua chiamo una funzione e questa funzione al suo interno chiama un'altra funzione, allora lo store point è uno nel processore. Se io ci vado a mettere l'indirizzo di ritorno qui dentro, mi sono bello che perso l'indirizzo per tornare all'altra funzione. Quindi questa architettura prevedeva che io al più potevo chiamare una funzione alla volta, ma vedrete che quando faremo gli esercizi noi le funzioni le chiameremo a grappoli. Se devo fare un calcolo matematico, chiamo la funzione esponenziale mentre sono all'interno di un'altra funzione. Addirittura vi farò vedere poi il modello di programmazione ricorsiva, dove utilizzeremo un ulteriore concetto, un algoritmo ricorsivo e un algoritmo che richiama n volte se stesso, quindi io attivo una catena di funzioni. Quindi questa roba qui non poteva funzionare. E poi c'è anche un altro problema. Io vorrei passare a questa funzione le mie variabili, per dire, guarda, tu mi devi leggere questi dati, ma me li devi mettere nelle variabili G1, M1, H1. È vero che questa funzione, per fare la sua lettura, si definirà delle sue variabili locali dove mette i dati, però in qualche modo i dati che sono stati messi qui devono poi essere ricopiati in queste variabili qua, che quando chiamo una funzione voglio che quel dato mi venga restituito. E allora questa funzione, che poi in buona sostanza fa questo, questa è la funzione leggiData. La funzione leggiData si definisce le sue variabili, che sono G e MA, fa l'operazione di CIN e mette i dati in queste tre variabili. Ragazzi, ma queste G e MA sono variabili locali definite per questa funzione, che si trovano in tabella dei simboli da un'altra parte e hanno un altro indirizzo di memoria.
Quando io la chiamo, però, la chiamo dicendo: guarda, mi devi mettere questi dati nelle mie variabili G1, M1, A1. Quando la chiamo un'altra volta, gli dico: mettimi queste informazioni nelle variabili G2, M2, A2. Ogni volta che chiamo una funzione, gli sto passando dei dati diversi. Ma la funzione definisce le sue variabili una volta per tutti in una certa parte della memoria. Allora, quando io chiamo una funzione, potrei, e come faccio a passargli i dati? Il punto è che quando io chiamo una funzione, io so dove, quali sono le mie variabili, ma la funzione può essere chiamata da chiunque. Come fa a sapere la funzione leggi data dove stanno le variabili G1, M1, A1 o le variabili G2, M2, A2? Allora, una prima soluzione che i progettisti trovarono all'epoca era quella di dire: vabbè, io mi definisco, se questo è l'entry point della funzione, i dati me li metto nei byte immediatamente precedenti. Allora, quando io voglio realizzare questa operazione, chiamo la mia funzione e, poiché io so dove comincia la funzione, perché il nome leggi data è associato a questo indirizzo di memoria, io metto le informazioni nei byte immediatamente precedenti. Quando la funzione termina, quindi terminare, prendo le informazioni da questi byte e li passo indietro alla funzione chiamante. In questa maniera potete risolvere il problema. Ma ancora una volta, una funzione potrebbe essere chiamata più volte, e se mentre viene richiamata da un programma è richiamata di nuovo al suo interno, se i dati li scrivo qua, sovrascrivo con i nuovi dati questa parte della memoria e l'ho bella che pesa. L'algoritmo ricorsivo fa sì che mentre sto eseguendo una funzione, io chiamo la funzione stessa. Allora, se mentre la sto eseguendo, qui ci ho messo le variabili della prima chiamata, quando faccio una chiamata ricorsiva andrei a sovrascrivere questa roba qui. Allora, ragazzi, per farvela breve, questi modelli sono molto semplici e non funzionano. Allora, è stato proposto un modello alternativo basato su una particolare struttura che si chiama stack. Allora, proviamo a vedere qual è l'idea e poi vi do i dettagli del linguaggio. Quindi, ragazzi, il modo in cui io procedo è: prima capiamo i concetti, poi vediamo come si realizzano nel linguaggio di programmazione. Allora, qual è l'idea dello stack? Per farvi capire questo concetto, facciamo un'ipotesi molto semplice. Supponiamo che io e lei ci vogliamo scambiare dei documenti, però io non so dove abita lei e lei non sa dove abito io. Allora, come facciamo a scambiarci queste informazioni? Però tutte e due sappiamo che c'è un'aula che si chiama 2S1 della facoltà di ingegneria e che c'ha questa scrivania. Allora, se lei vuole dare qualche cosa a me, vieni in quest'aula e la appoggio sulla scrivania. Se io voglio prendermi qualche cosa da lei, vengo in quest'aula, vado sulla scrivania, se c'è un documento me lo prendo, e quindi è come se entrambi avessimo stabilito: è vero che io non so dove abita lei e lei non sa dove abito io, però tutti e due sappiamo che esiste questo posto che può funzionare come, diciamo, area di transito dove lasciare le informazioni. Beh, allora ragazzi, la cosa funziona esattamente così. In memoria c'è un'area che si chiama stack, che viene riempita con la modalità pila, cioè in questo stack i documenti si mettono uno sopra l'altro. Quando devo prendere qualche cosa, devo cominciare a prenderlo dall'ultimo. La struttura stack è una struttura
dove ci dice che l'ultimo documento a essere emesso, l'ultimo dato a essere emesso è il primo ad uscire. In inglese si dice last in, first out, è una struttura LIFO, cioè l'ultimo documento che ho messo è il primo che tiro fuori, perché li sto impilando uno sopra l'altro. Allora, immaginate che io sto eseguendo il mio programma. Ora voglio fare una chiamata a funzione e voglio andare a eseguire il programma che si trova qui. Allora, supponete che l'istruzione che sto eseguendo è l'istruzione 1000. Nel program counter c'ho scritto 1000. Il programma si trova all'indirizzo 2000. Allora, io voglio saltare da qui e arrivare a eseguire queste istruzioni. Allora, che cosa faccio? Per prima cosa, quando si genera la chiamata sotto programma, in quest'area di memoria che si chiama stack, ovviamente lo stack, c'è un registro del processore che si chiama stack pointer, che contiene l'indirizzo della prima posizione libera nello stack. Allora, quando voglio fare una chiamata sotto programma, la prima cosa che faccio, prendo il contenuto del program counter e lo vado a mettere nello stack. Quindi, come faccio a sapere qual è la posizione dello stack? Perché c'è un registro che mi dice qual è l'indirizzo della prima posizione libera. Allora, la prima cosa che faccio, prendo 1000 e lo scrivo qua. Si incrementa lo stack pointer, ora mi punta a questa nuova locazione che è la prima libera. Dopodiché, nel program counter ci metto l'indirizzo della funzione leggidata, che è l'indirizzo 2000. Dopodiché parto da qua, eseguo la funzione. Quando trovo l'istruzione return, che faccio? Vado nello stack alla posizione successiva, prendo questo valore 1000, lo rimetto nel program counter, torno qua e comincio a eseguire il programma. Cioè io uso lo stack per fare come area di transito accessibile a tutti, perché lo stack pointer è un registro del processore. Allora, abbiamo capito che in questa maniera, se io dovessi richiamare più volte la funzione leggidata, ogni volta metterei il nuovo indirizzo di ritorno qui. Poiché le funzioni, una volta chiamate, terminano nell'ordine inverso con il quale sono state chiamate, andando a ritroso nello stack io recupero gli indirizzi di ritorno di tutte le chiamate che sono state fatte a quella funzione. E quindi lo stack mi permette di essere più generale nella gestione delle chiamate. Ma veniamo al problema di scambiare i dati. Allora, vi faccio un esempio leggermente più articolato. Allora, supponiamo, vi faccio la memoria in due parti diverse. Allora, supponete che quando io ho dichiarato int g1 m1 a con 1, ho messo all'indirizzo 1, 2 e 3 le variabili g1, m1 e a con 1. Ragazzi, passatemi che sono variabili che tengono un solo byte, è giusto per avere un'idea. Allora, qua ho le variabili g1, m1, a con 1. Questo è il programma che sto eseguendo, il programma principale, e qui sotto ci mettiamo lo stack. Allora, il program counter contiene l'indirizzo 1000, perché è l'istruzione che sto eseguendo. La mia funzione si trova all'indirizzo 2000 e questo è lo stack. Ho la mia variabile stack pointer che mi punta, che contiene l'indirizzo dove c'è lo stack. Allora, se io voglio passare alla mia funzione queste tre variabili,
Allora io che cosa devo fare? Supponendo che queste variabili le ho messe qui dentro, allora nello step, quando faccio la chiamata alla funzione leggi data, la prima cosa che faccio ci metto l'indirizzo di ritorno, cioè qua ci scrivo 1000. Devo tornare qui. In realtà, se questa è l'istruzione che ha generato la chiamata, la prossima istruzione sarà 1000. E quindi nello stack ci ho messo questo. Poi però questa funzione vuole utilizzare 3 variabili. Allora io dovrei prendere i valori di queste 3 variabili e copiarle nelle 3 posizioni successive dello stack. Quando la funzione leggi data parte, sapendo che la variabile stack pointer mi punta qui, può utilizzare direttamente questi 3 dati dello stack. Ovviamente ogni volta che metto qualcosa nello stack incremento lo stack pointer, quindi si dice che faccio un'operazione di push, cioè metto un dato nello stack, metto questo e incremento lo stack pointer, poi metto i valori delle variabili e incremento lo stack pointer. Ora lo stack pointer mi punta qui, che è la prima posizione libera. Quando parte la funzione, questa funzione è fatta così. GMA. Allora, la mia funzione dice: ho bisogno di 3 variabili di tipo intero. Queste 3 variabili si trovano nello stack nei byte immediatamente precedenti allo stack pointer. Quindi la mia funzione leggi data va direttamente, se questo è lo stack pointer, ad accedere a questi byte che si trovano nelle posizioni immediatamente successive. Dice all'utente: metti giorno, mese, anno. L'utente mette 10/4/97. Allora qui dentro ci scrivo 10, qua dentro ci scrivo 4, qua dentro ci scrivo 1997. Ok? Dopodiché la funzione termina, perché qui c'è la parentesi graffa chiusa. Quando la funzione termina, si dice che viene fatto il pop dallo stack, cioè vengono svuotate queste posizioni e quindi lo stack si decrementa di quante volte? 3, perché qua ci sono 3 variabili. E quindi lo stack torna a puntare a questo indirizzo qua. L'ultima operazione che si fa il pop dallo stack, cioè si prende questo valore viene messo di nuovo nel program counter. La prossima istruzione che esegue è questa. Ok? Allora, quando si fa la chiamata a funzione, nello stack si mette l'indirizzo di ritorno, poi si mettono i dati delle variabili che voglio scambiare, la mia funzione lavora direttamente su quest'area di memoria, quando termina, prima tolgo dallo stack tante variabili quante ne ho inserite, dopodiché in ultima posizione mi ritrovo l'indirizzo di ritorno. Faccio il pop anche di questa informazione, cioè lo tiro dallo stack, lo rimetto nel program counter, ricomincio l'esecuzione da questo punto in poi. Secondo voi in questo caso ha funzionato scritto così? E come ve l'ho raccontata qui? Questa chiamata a funzione ha avuto un qualche effetto o no? Vi ripeto i passaggi. Quando stavo eseguendo questa funzione, ho fatto l'istruzione cin gma. La variabile g è la prima che si trova qua e ho scritto 10. La variabile m è la seconda, prima, seconda e terza dipende dall'ordine in cui compaiono qui.
qua c'ho scritto il valore 4 con quell'istruzione CIN, qua c'ho scritto il valore 1990. Poi il programma è terminato. Quando termina il programma, prima si fa il pop dallo stack di questi dati, cioè si libera lo stack e lo stack pointer si decrementa. Poi, una volta che ho fatto tante operazioni pop per quanti sono i dati che stanno scritti qua dentro, l'ultima cosa che faccio, prendo questo indirizzo, lo vado a copiare nel program counter e continuo il mio programma. È andata a buon fine questa cosa o no? Che vi sembra? Beh, sembrerebbe di sì. Però io che cosa volevo ottenere? Che le variabili G1, M1 e A1 avessero i valori 10, 4, 1990. Ma ce li vedete scritti qua dentro questi numeri. E allora, quando faccio il pop e libero lo stack, quello che stavo scritto qua si perde. Quando il programma termina, qui dentro non c'ho più niente. Cioè, ho esattamente gli stessi valori casuali che avevo prima di chiamare la funzione leggData. E allora? E allora non ci ho fatto proprio niente. Cioè, ho fatto una chiamata a una funzione, passando dei dati, questa funzione ha fatto il suo conto, ma il risultato io l'ho perso. Quando è che questa modalità mi può andar bene? Se io volessi farmi stampare dei dati, questa cosa potrebbe andar bene, perché per far stampare dei dati io i valori che stanno scritti qui dentro li copio qui, la funzione fa la stampa, poi questa roba viene persa ma non è cambiato niente. Facciamo l'esempio di una funzione che deve calcolare le radici di un'equazione di secondo grado. Allora, i dati d'ingresso quali sono? Il coefficiente dell'equazione. Il risultato qual è? Le radici. Se io passo alla mia funzione tre variabili che rappresentano i coefficienti e due variabili che rappresentano le radici, la mia funzione riceve in ingresso i coefficienti, fa tutti i suoi conti e quindi dà valori alle radici, poi quest'area viene riallocata e io il risultato l'ho bello che ho perso. Allora, questa modalità va bene se la mia funzione riceve un dato di ingresso, ma non va bene se la funzione deve produrre un risultato in uscita. Allora i progettisti si sono inventati un'altra cosa, dicendo, vabbè, ma se guardate questa funzione, notate che qui c'è scritto int con questo simboletto, int con questo simboletto, int con questo simboletto. Ma questo simboletto che significa? Si legge in termini di linguaggio C++ int reference g. Questo simboletto è l'eco commerciale. Allora, nelle variabili di una funzione io posso avere due modalità. Posso scrivere allora, questa funzione f è una funzione che non restituisce niente e riceve in ingresso la variabile x. Ma io potrei anche scrivere int reference x. Con questo simbolo si vuole intendere che questa variabile è una variabile di uscita, cioè la funzione f riceve un valore di questa variabile x, lo elabora e lo modifica con un risultato nuovo. Io voglio che questo risultato sia restituito al programma chiamante. Ma torniamo allo stesso punto di partenza, anche con lo stack. Se io qui dentro ci ho messo dei valori, quando la funzione termina,
come fa a sapere che queste tre variabili si trovavano in memoria agli indirizzi 1, 2 e 3? Non ho modo di farlo. Allora i progetti si sono inventati un'altra cosa. Quando una funzione è definita in questa maniera, all'atto della chiamata, io nello stack non ci metto i valori, ma ci metto gli indirizzi. Cioè qui dentro io ci scrivo 1, 2 e 3. Ora, quando il sottoprogramma parte e deve eseguire queste istruzioni, usa questo indirizzo che sta scritto qui dentro per andare a mettere il valore al punto giusto. Cioè, quando io dico cin g e da tastiera batto 10, il mio esecutore va qui dentro, ma questo dato non lo prende come va all'indirizzo attraverso lo stack pointer, ma il contenuto di questo registro non lo prende come valore, ma lo prende come indirizzo di memoria dove andare a scrivere il dato. Cioè vado qui dentro, vedo che qua ci sta scritto 1, vado in memoria all'indirizzo 1 e scrivo il valore 10. Ragazzi, vi ricordate che quando abbiamo fatto l'architettura del processore abbiamo detto che le modalità di indirizzamento erano due: codice operativo, operando. L'operando poteva essere di tipo immediato, cioè quei bit vi rappresentano direttamente il numero. L'operando poteva essere di tipo diretto, cioè l'operando vi rappresenta l'indirizzo di memoria dove si trova il dato. Questa modalità quale vi sembra? Ragazzi, non è né la prima né la seconda, perché se questo fosse modalità immediata, allora un'istruzione che sta qui, codice operando, cioè direttamente i bit che sono il valore. Se fosse modalità di accesso diretto, un'istruzione che avrebbe qua avrebbe come operando l'indirizzo dello stack dove si trova il dato, ma qui io devo prendere come operando l'indirizzo non dove si trova il dato, ma l'indirizzo dove si trova l'indirizzo del dato. Questa modalità di accesso si chiama modalità di accesso indiretto. L'operando non rappresenta il dato, ma rappresenta l'indirizzo di memoria dove si trova l'indirizzo del dato. Allora le modalità sono diventate tre: codice operativo, operando. Se l'operando è immediato, quei bit sono già il numero da sommare. Allora, se io faccio un'istruzione di load e qua ci metto un certo operando, se l'operando è immediato, questi sono direttamente i bit che metto nell'accumulatore. Se l'operando è diretto, questi bit rappresentano l'indirizzo di memoria dove si trova il dato. Se l'operando è indiretto, questi bit rappresentano l'indirizzo di memoria dove trovo l'indirizzo del dato. Quindi devo fare due giri in memoria. Vado in memoria, prendo questi bit, li metto di nuovo nel memory address, vado in memoria a questo indirizzo, prendo questi bit, li metto nel memory buffer, dal memory buffer me li porto nell'accumulatore. Questa modalità di indirizzamento si chiama indirizzamento indiretto. Il gioco è fatto. A questo punto la mia funzione leggidata va nello stack, prende questi bit, li prende come indirizzo di memoria, va a questo indirizzo, ci scrive il valore 10. Poi faccio cin m, vado in memoria, da tastiera batto 04, vado in memoria nello stack, prendo questo indirizzo, attraverso questo indirizzo arrivo qua, qua si scrive il valore 4. La variabile anno, faccio la stessa cosa, ci ho scritto 1990 1990. La funzione termina, faccio il pop dello stack e libero quest'area, dopodiché faccio il pop dell'ultimo
dato nello stack, questo valore lo metto nel program counter e sono tornato qui. Dopodiché ci trovo nel main quest'altra istruzione, di nuovo leggi data. Supponete che nel main le variabili G2 e M2 con 2 si trovano in memoria agli indirizzi 40, 50 e 60. Faccio un'altra chiamata alla funzione leggi data. Allora, di nuovo, supponete che qua ora l'indirizzo sia 1008. Allora, di nuovo nello stack ci metto l'indirizzo 1008. Nel program counter ci metto l'indirizzo 2000. Ma quando passo le variabili G2 e M2 con 2, ora nello stack, in queste posizioni, che valori ci metto? Ci metto i valori 40, 50 e 60 ed eseguo di nuovo la stessa funzione. E tale qual la prima, ricomincio da capo e faccio la stessa operazione CIN. Quando la faccio adesso però, in questo indirizzo, nello stack, ci trovo il valore 40, cioè se sto immettendo un'altra data che è il 12/11/99, allora attraverso questo indirizzo vado qua e ci scrivo 12, attraverso questo indirizzo vado qua e ci scrivo 11, attraverso questo indirizzo vado qua e ci scrivo 1999. Faccio di nuovo il pop sullo stack, l'ultima operazione di pop mi libera anche questo dato, io il valore 1008 lo metto nel program counter, la prossima istruzione che esegue è questa e il gioco è fatto. Allora, riassumendo e poi ci fermiamo per oggi, i dettagli sulle funzioni ve li faccio vedere la volta prossima, però l'importante è che abbiamo capito come funziona il meccanismo. Allora, quando il programma è terminato, ora nel programma chiamante le variabili hanno assunto i valori che mi servivano, i numeretti li tengo scritti qua, questa roba è stata liberata, è un'area di memoria che qualcun altro potrà usare di nuovo da ora in poi. Allora ragazzi, questa modalità la devo usare sempre? Se io stessi scrivendo la funzione che calcola le equazioni di secondo grado, quante variabili devo passare a questa funzione? Mi servono i tre coefficienti, supponiamo che siano interi. E poi mi servono le due variabili float x1, float x2. Queste variabili qua, con che modalità le passo? Cioè, nello stack ci metto i valori o ci metto gli indirizzi? Ci metto i valori, perché queste variabili le sto dando alla funzione, ma non dovranno essere modificate. Questo si chiama lo scambio per valore. Scrivo direttamente nella funzione int senza metterci niente davanti. Queste due variabili come voglio che siano scambiate? Per indirizzi, perché dovranno essere modificate e riscritte nel programma chiamante. Allora qua ci scrivo float reference, float reference. Il mio compilatore capisce che quando genera il codice per fare la chiamata, qui metterà direttamente i valori delle variabili, qui ci metterà gli indirizzi. La funzione, per quanto riguarda queste variabili, userà quale modalità di indirizzamento? L'ultimo sforzo. Quando verrà generato il codice per la funzione
equazioni di secondo grado, le operazioni che riguardano queste variabili, che modalità di indirizzamento avranno? Diretto, perché le variabili rappresentano l'indirizzo nello step dove c'è il dato. Per queste variabili qui, quale modalità di indirizzamento si userà? Indiretto, perché in memoria non c'ho il dato, ma c'ho l'indirizzo del dato. Allora, a seconda di come voi scrivete quello che si chiama il prototipo della funzione, il compilatore genererà il codice utilizzando nelle istruzioni modalità di indirizzamento diretto o modalità di indirizzamento indiretto. La modalità di indirizzamento diretto verrà usato per le variabili scambiate per valore, quello indiretto per le variabili scambiate per riferimento, che sono le variabili che io voglio vengano modificate nel programma chiamante. Allora ragazzi, alcuni linguaggi, come per esempio il linguaggio Fortran, utilizzano solo lo scambio per riferimento. Altri linguaggi utilizzano entrambi gli scambi. Secondo voi perché io potrei usare sempre lo scambio per riferimento? In fondo è solo un po' più costoso, perché ogni volta che voglio accedere al dato, invece di trovarlo qua, faccio due giri in memoria. Però a parte quello, funziona lo stesso. Perché è bene non usare lo scambio per riferimento quando non è strettamente necessario? Ragazzi, lo scambio per riferimento è la possibilità che io do a una funzione di mettere le mani sui miei dati. Gli sto consentendo di cambiare le mie variabili, di modificarle. Allora, se la funzione commette un errore, l'errore non rimane limitato in quest'area, ma attraverso questo indirizzo si propaga anche da questa parte qui. Che cosa è aumentata? Cioè, che cosa è peggiorata? La località. Un cambiamento fatto qua mi è andato a sporcare un'area di memoria diversa. Allora, quando una funzione deve produrre un risultato, è bene che io gli passi la variabile per riferimento, ma quando quel dato non deve essere modificato la funzione, io glielo passo per valore. Questo mi fa stare tranquillo che qualunque cosa succeda, il dato nel programma chiamante non viene toccato. Se c'è un errore, l'errore è limitato alla funzione. Allora non mi devo riguardare tutto il codice, basta che vado a guardare dentro la funzione che cosa ho sbagliato. Per la fase di testing ho ottenuto una tecnica che è molto più efficiente. Va bene ragazzi, mi fermo qua, ci vediamo.